Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di AgroTech Farm, la prima serie su YouTube Italia dove simuliamo la vera agricoltura su Farming Simulator. Allora, nello scorso episodio cosa abbiamo fatto? Siamo andati in questo campo qua, ecco questo qua, e l'abbiamo seminato per bene. Cioè in realtà io l'ho finito di seminare off camera, comunque tutto seminato. E praticamente ci ritroviamo in una situazione in cui abbiamo bisogno assolutamente di trebbiare, perché è il nostro unico modo di fare, diciamo, denaro, di reperire soldi, e abbiamo solo questo altro campo qua di colza e quello che abbiamo appena seminato. Cosa andremo a fare in questo episodio? Andremo a iniziare a vedere la complicatissima soil mod. Primo step, fase di calcolo. Quindi ci spostiamo sul foglio di calcolo che vi lascio in descrizione per fare alcuni ragionamenti. Ok ragazzi, allora siamo passati in questo file Excel che vi lascio in descrizione. Si tratta di un file di calcolo che ci servirà per andare a vedere un pochino quali sono le operazioni che dobbiamo andare a fare, programmare e calcolare. Allora, prima di tutto bisogna scegliere il linguaggio qua in alto. Io metto inglese perché c'è solo tedesco e inglese, conosco molto meglio l'inglese. Dopodiché iniziamo a dirgli tutti i dati di partenza. Io sono andato dentro in gioco e mi sono preso quelli del nostro campo. Per fortuna ci va bene, perché il nostro campo è uguale, diciamo, come situazione, quindi non abbiamo zone diverse con valori diversi, è tutto abbastanza uniforme. Allora, start value del pH, che praticamente vuol dire pH di partenza, andiamo a mettere un 5.4, ecco qua, perfetto. Dopodiché umidità, avevamo un 57%, è giusto. Dopodiché qua ci chiede N, cioè azoto, e gli dobbiamo dire il valore che abbiamo in gioco, che quindi è un valore di 4. Dobbiamo dirgli 4. Dov'è? Qua, spostiamoci, mettiamo 4. Il valore invece di P e K, quindi fosforo e potassio, abbiamo un valore di 2. È ok. Dopodiché, fruit type, dato che è frumento, il nuovo campo che abbiamo seminato l'altra volta, quindi mettiamo wheat. Dopodiché qua, days per grow cycle, cioè quanti giorni ci mette a crescere questa nostra coltura. Io ho controllato e praticamente il grow cycle dovrebbe essere di 5 giorni, quindi andiamo a dirgli 5. Ok. Poi, weather forecast, praticamente ci dice che dobbiamo guardare il meteo. Entriamo in gioco, premendo I, andiamo a vedere il meteo dei prossimi giorni. Allora, giorni che hanno più di 22 gradi sono oggi, quindi 1, 2, 3. Ok. Quindi andiamo subito a dirglielo, sono 3 giorni. Dopodiché, giorni in cui piove, ci sarebbe la domenica, ma siamo già fuori, noi raccogliamo prima, quindi lasciamo così, 0. Erbicida X, cioè diserbante X, no, non lo spunto, perché non l'abbiamo messo. Cos'è il diserbante X? Ne parleremo meglio dopo, ma si tratta comunque di un diserbante che penso sia tipo il glifosato nell'agricoltura reale, che in pratica tende ad ammazzare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di sia erbaccia, ma anche direttamente le nostre colture. Infatti non lo dobbiamo utilizzare sopra le colture già cresciute, lui tende ad ammazzarle. Comunque no, non l'abbiamo utilizzato. Harvest, cioè taglio, quanti giorni dopo la semina? Oddio, questo non saprei neanche dirlo, perché qua 20, 24, 25, 29, 30, 34. Io lascerei 4 così. Il valore 4 perché in teoria è 4 giorni, non so lui come mai legge questi valori qua. Comunque, does green manure exist? No, perché comunque noi non abbiamo nessuna, non abbiamo il green manure, cioè non abbiamo fatto sovescio. In questo modo è possibile fare sovescio, cioè
mettersi lì, se c'era della paglia reinterrarla, fare colture appositamente in modo da reinterrarle subito. E praticamente queste colture reinterrate avranno una funzione di concimazione, di fertilizzazione. Comunque noi non l'abbiamo ancora fatto. Compost non l'abbiamo utilizzato, non abbiamo ancora neanche utilizzato letame, neanche liquame. Should be watered, no, non abbiamo ancora bagnato, vediamo poi più avanti. Possiamo utilizzare il lime, dovrebbe essere una limo in teoria, dovrebbe essere carbonato di calcio in teoria. Comunque no, ancora no, non lo possiamo utilizzare. Ecco, questa qua invece è la parte che ci interessa un po' di più perché è ciò che possiamo fare, ciò che andremo a fare in questo episodio. Lui ci chiede, puoi utilizzare il fertilizzante e ci dice quante volte utilizzi l'NN o il PK o l'NPK dry, cioè granulare, cioè concime, quante volte invece utilizzi quello liquido? Allora, se noi per scegliere queste cose direi che andiamo, io le lascio sempre per ultime. Prima ci conviene guardare ancora l'erbicida, cioè il diserbante. Lui ci dà come suggerimento di utilizzare il diserbante BOC. Questo perché? Per quanto riguarda le colture, non possiamo, come nella realtà, non possiamo utilizzare, non c'è un unico diserbante che va bene per tutto, perché bisogna essere specializzati. Nel caso del frumento, nel nostro caso, possiamo utilizzare sia B che il C. Nel gioco ci sono A, B e C e X, quindi A, B, C sono mirati e X, come abbiamo detto prima, non hanno una specializzazione, ammazzano tutto. Però allo stesso tempo abbiamo anche AA, BB e CC, che in pratica sono, hanno un doppio, hanno una durata, diciamo, tripla, perché coprono 3 giorni a differenza di uno. Quindi noi dobbiamo pensare che dobbiamo comprare 5 giorni, quindi alla fine ci converrebbe, sì, in teoria ci conviene fare due passaggi del doppio. Quindi andiamo a fare, gli diciamo 0 di simple e 2 double. Ok, ora andiamo a vedere qua sotto. Qua sotto ci dice che pH non va bene perché dovrebbe essere 6,8. Umidità, dobbiamo arrivare al 57% al momento della raccolta. Con i calcoli arriviamo solo all'1, quindi no buono. E dobbiamo ancora dare il concime, il fertilizzante. Fertilizzante, visto che abbiamo solo l'irroratore, andremo a darlo a liquido. Quindi direi che adesso iniziamo a fare un po' di prova. Allora, PK proviamo a dargliene 1, NPK 1. Ah, qua si esagera. 0. Allora, vediamo un attimo. Ok, in questo caso, vabbè, dell'umidità ci pensiamo dopo. Voglio solo vedere un attimo qua sotto. Probable yield in percentuale calculated. Praticamente ci dà una specie di percentuale, che è un'indicazione di quanto del potenziale di produzione potremmo ottenere. Nel senso che se noi non portiamo la coltura ad essere trebbiata nelle condizioni ottimali, la coltura ce ne andrà di meno. Questo è come funziona la soil mod. In questo caso noi, con questa conformazione, con queste scelte, arriviamo solo al 65% della probabilità di avere una buona produzione. Quindi a questo punto cosa farei? Andrei, vado solo un attimo a vedere se io tolgo, se metto un NPK e tolgo un azoto, andiamo al 62. Se invece metto sia NPK che azoto, andiamo al 68,8. Perché non dobbiamo neanche eccedere nei concimi, quindi io, beh, diciamo che forse questa è la soluzione migliore. Per adesso lascerei così. L'umidità la possiamo ancora alzare, in realtà, perché qua possiamo andare a dirgli che andiamo anche a dare dell'acqua. Dov'era? Watered. Tac, gli diciamo 1. E andiamo al 57% qua. Così siamo saliti al 71% di efficienza, che non è male. Il pH purtroppo è davvero davvero tanto scostato, ma non possiamo fare nulla perché per alcalinizzare il terreno, cioè farlo diventare meno acido e più basico, abbiamo bisogno di intervenire con il lime, se non sbaglio, con il limo o con la calce. No, la calce mi pare con il limo.
Solo che noi non abbiamo né gli strumenti né ancora possiamo comprare, quindi purtroppo per questa volta ci dovremo accontentare di un 71,3% di produzione. Dobbiamo ricordarci che, come ci ricorda qua, i fertilizzanti e i diserbanti non possono essere utilizzati nello stesso giorno, altrimenti avremo il problema che ci sarà una diminuzione, cioè il secondo non verrà accettato. Il gioco registra solo un intervento al giorno. Quindi dobbiamo ricordarci di programmare le cose. Allora, questi qua si occupano di 3 giorni, quindi io direi che facciamo che faccio un'altra tabella. Ah, non mi lascia. No, aspettate un attimo. Ok, ho aperto quest'altra tabella. Noi ci facciamo. Allora, oggi è lunedì. Tac, vediamo se com'era già che si faceva. Ok, andiamo fino a venerdì. Perfetto. Allora, lunedì, me lo porto un attimo qua di lato. Dobbiamo assolutamente fare subito un BB, che quindi è un diserbo. Martedì possiamo intervenire con sia acqua, quindi acqua, che possiamo anche intervenire, penso, con un fertilizzante. Io andrei già magari a dare l'NPK. Ok. Mercoledì invece cosa facciamo? Visto che siamo ancora coperti dal BB che copre 3 giorni, quindi lunedì, martedì, mercoledì siamo ancora coperti, direi che andiamo a dare un altro fertilizzante, quindi cosa daremo? Daremo un PK, facciamo, quindi una fertilizzazione fosfopotassica. Giovedì diventiamo scoperti con col diserbante, quindi ci conviene fare di nuovo un BB. E ok. Dopodiché venerdì facciamo l'ultima concimazione con azoto. Ok. Quindi queste sono le cose che dobbiamo fare. Adesso ci spostiamo in gioco in modo da effettuare la prima lavorazione, quella del lunedì. Ok, visto che dobbiamo fare davvero così tanti interventi, ho pensato che chiediamo un piccolo prestito di altri 5.000 euro solo per comprarci questo qua, questa sezione qua. Sì, ho lasciato i portoni un po' aperti perché mi sono girato per bene la farm, per capire bene come funziona. Allora, col tasto INS andiamo a chiedere un prestito, chiediamo 5.000 in modo che andiamo a 9.000 e possiamo permetterci di andare a comprare questo. Ok, quindi ci muoviamo qua vicino, lui ci dice piazza semi fertilizzanti direttamente nella tua azienda in modo da risparmiare soldi e denaro, tempo e denaro. Non devi più andare a comprarlo, vabbè, il consorzio, va bene. Quindi col tasto B possiamo avere una preview, cioè avere un'anteprima di quello che c'è. Ok, va bene, mi piace, tutto è normale. Ok, con il tasto C, dobbiamo aspettare che finisce la preview. Ok, andando qua con il tasto C lo compriamo. Fatto. E adesso ce l'abbiamo qua. E così è un po' più comodo perché altrimenti è davvero un casino, un casino, un casino. Ora, alcuni di voi mi hanno detto che premendo il tasto Shift e il tasto 4 della tastiera potevo attivare il 4x4. Grazie per avermelo detto. Poi ci sono anche i differenziali. Veramente me l'ero dimenticato. Ci ho fatto un video su questo, ma l'ho fatto quasi 2 anni fa ormai, penso. Sì, 2 anni fa. È passato tanto tempo. Comunque, adesso andiamo, vi faccio vedere un attimo cosa vi hanno detto che facciamo per primo. Andiamo a fare un doppio, quindi beh, direi un CC o un B. Cos'è che devo fare? Posso fare o B o C. Quindi a sto punto direi che andiamo a fare un CC. Poi io dopo mi sono già preso anche la penna qua, perché ho un foglio riassuntivo qua giù che voi avete visto nella scorsa puntata, ve l'ho fatto aprire nello schermo, in sovraschermo. E mi andrò ad appuntare tutto quello che facciamo perché non dobbiamo sbagliare nulla se vogliamo fare un minimo di guadagno. E ve lo dico già, so che magari alcuni di voi avranno pensato che palle questa cosa che devi metterti a calcolare, ma purtroppo mi dispiace, ma sarà così spesso agli inizi perché dobbiamo fare davvero tanti ragionamenti adesso per fare, cioè bisogna fare come nella realtà.
non è che puoi guidare solo, muovere il volante per coltivare. Ci vuole anche testa. Ora, con R facciamo che ricaricare. Io lo ricaricherei tutto. Tanto ho visto che si può passare tra i vari concimi, fertilizzanti, queste cose qua, anche quando siamo carichi, così siamo tranquilli. Ok, perfetto. Allora adesso con questo andiamo a prendere il doppio vendetto. Vedete che così sono gli erbicidi ABC, AA, che non va bene per noi. Facciamo un BB. BB dovrebbe andare bene. Ok. Ora, nello scorso episodio avevamo detto che non utilizzavamo la GPS mod, ma sarà davvero. Cioè, appena potremo, ci dovremo comprare assolutamente un mezzo con le ruote strette. Perché? Perché abbiamo la mod che ci pesta le colture quando ci passiamo in mezzo. Quindi se abbiamo le ruote strette pestiamo meno e abbiamo più raccolto. Se abbiamo la GPS mod ottimizziamo meglio i passaggi. Quindi è un bel casino, dobbiamo veramente cercare di pestare il meno possibile. Infatti adesso spero di, nel caso, beh, forse adesso primo stadio niente. Ma penso che nel secondo stadio praticamente ci cancellerà le piantine e cercherò poi dopo di passare sempre lì. Perché siamo a meno 2000? Costava così tanto la roba? Ok, allora ci mettiamo dentro. L'ho collegata alla presa di potenza stavolta. Ok, perfetto. Ora, impostiamoci su un attimo la velocità di crociera, 10 all'ora mi piace. E via, ok. Stiamo spargendo l'erbicida BB, che come abbiamo detto è un erbicida di doppia potenza, un diserbante di doppia potenza che quindi ci copre 3 giorni in game. No, 3 stadi, non 3 giorni, in teoria, spero. Adesso vediamo. Ok. In teoria mi pare che dalla mezzanotte in poi ci sono i calcoli della mod, perché la mod poi si deve fare dei calcoli, non può calcolare tutto boom, in una mazzata unica. Deve farsi anche dei calcoli suoi e li dilaziona un po' nel tempo, si prende un po' per calcolarli in modo da non appesantirsi troppo sulla scheda grafica, sul processore. Allora, a questo punto, visto che siamo praticamente alla fine, vi volevo anche dire che finito questo, volevo poi anche iniziare a pensare di comprare degli ettari nel bosco, perché dobbiamo anche comprarli, e pensare anche di... Ops. Ok. Pensare anche di andare a fare un po' di legna, perché è un'occasione, per farci un po' di soldini, non dico facili, facili, ma quasi. Ops, mi sono dimenticato che devo cambiare l'inversore quando voglio. Qua tiriamo su con N. Ok. Dimmi che non tocchi. Perfetto. Piano. No. Ok. Allora, adesso ci giriamo. Lo chiudiamo un pochino solo per passare. Ora lo riapriamo già. E voilà. E ora si parte. Nel prossimo episodio penso che continueremo a seguire i campi e faremo anche il calcolo per la colza, perché non dico che in tutti i campi bisogna rifare questa cosa, ma quasi. E più che altro ci dobbiamo fare degli schemi nei vari campi e cercare magari di mantenerli, nel senso che basta già solo che tu con la coltura precedente impoverisci un po' il terreno. E magari imballi e porti via gli stocchi, quindi non puoi fare sovescio. E già ti cambia rispetto al scenario precedente, quindi è un po' incasinata come cosa. Oltre al fatto che spreca un sacco, guardate, siamo al 60%. Cioè, è veramente costoso. Spero che ce lo paghino a peso d'oro queste colture. Perché, mamma mia. Solo che adesso siamo in una situazione in cui ci servono subito soldi, quindi penso che non potremo stare dietro alle grandi richieste. Ci vuole almeno un secondo trattore, penso. Più che altro comprare anche dei nuovi campi, perché altrimenti veramente, cioè, vabbè che è già incasinato seguirne due, ma una volta che prenderemo il giro penso che non ci vorrà più di tanto. Ok, allora direi che questo campo me lo finisco di passare io. Vi chiedo scusa se magari alcuni di voi si aspettavano un po' più di trattori, ma
e anche questa è l'agricoltura. E chi fa l'agraria lo sa, ma non solo, anche chi già lavora in agricoltura lo sa. E niente, quindi se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un bel mi piace per farmelo sapere. Se avete commenti, non tanto per domande, perché io lo ammetto, non sono così preparato sulla soil mod, è tutto il pomeriggio che faccio prove per tentare di capire come funziona. Però se avete consigli, magari c'è qualcuno di voi che già ci gioca, ha delle strategie sue, queste cose qua, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. E niente, da Cromodarni è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!